Il movimento anarchico pistoiese era rappresentato soprattutto da due figure, Titeschini e Egisto Gori, mio padre. Verso di loro si appuntavano gli strali fascisti. Subirono carcere, subirono violenza. Contro Titeschini il fascismo si accanì, lo percosse più volte, li aizzarono addirittura contro i cani lupo. A mio padre invece spararono e lo ferirono, senza contare poi che il 5 agosto del 1922 il fratello di mio padre, Fabio, era stato ucciso dai fascisti insieme a Giuseppe Migliorini lo stesso giorno, 5 agosto 1922. Mio zio, ferito mortalmente al mattino, nel pomeriggio colpito Giuseppe Migliorini. Naturalmente questi omicidi passarono per omicidi per mano di ignoti, malgrado mio padre a quei giorni avesse sporto regolare denuncia presso il Tribunale di Pistoia. Un'uguale denuncia la presentò nel 1945 e anche allora risultò per mano di ignoti. Naturalmente non si volevano scoprire le malefatte del fascismo pistoiese. Con l'8 settembre del 1943 io mi presentai subito alla lotta, partecipai alla lotta. Trovai presso la caserma Gavinana di Pistoia un fucile mitragliatore. Me ne appropriai con delle cartucce e assieme a Luigi Nanni, comunista, in bicicletta, ci recammo al Barba, una località conosciuta da me perché in quella zona avevo svolto delle riunioni clandestine e si trovava un raggruppamento di compagni ormai militanti e già preparati. Difatti, arrivato lì al Barba, trovai già un nucleo tra cui era presente Silvano Fedi ed altri. Erano presenti per esempio Sergio Bardelli, suo padre Loris Bardelli, era presente mio padre Egisto, Titeschini, altri compagni del Barba come Sinibaldo Guerrini, che in quel momento rappresentavano un nucleo cosiddetto libertario, comunista libertario. Non ci chiamavamo infatti propriamente anarchici, ma anche comunisti libertari. E come libertari infatti vennero segnate le varie squadre, dei vari componenti delle squadre anarchiche, compreso la Silvano Fedi. La Silvano Fedi, cioè la formazione che Silvano Fedi creò qui a Pistoia e che fu sicuramente la più impegnata e la più attiva nella zona, è chiamata appunto libertaria. Egli formò le squadre franche libertarie, così definì i raggruppamenti di 3, 4, 5 persone al massimo che componevano appunto la sua formazione, perlomeno agli inizi. Indicare il numero degli anarchici in quel momento io lo ritengo molto ma molto difficile. Alle formazioni anarchiche e a noi come anarchici e antifascisti si avvicinarono tantissimi giovani. Poi naturalmente questi si dispersero nel tempo, assunsero connotazioni diverse, anzi il Partito Repubblicano si avvalse in gran parte di numerosi di noi, altre formazioni, altri socialisti per esempio. Ci fu specialmente all'inizio del dopoguerra, finita la guerra, ci fu uno sfoltimento delle nostre file, ma io posso affermare e sono certo che sia così in ogni parte, non soltanto d'Italia ma dovunque, che nei momenti della lotta il movimento anarchico riceve un afflusso di presenze probabilmente
superiore in percentuale a quello degli altri movimenti politici. Se poi si tiene conto addirittura della mistificazione che certi documenti storici riportano, attribuendo la voce generica di antifascista ad un anarchico, ecco, allora capite bene che non è possibile quantificare proprio codesto movimento. Tanto più poi che si arrivano a altre mistificazioni. Io mi ricordo un passaggio di un documento dove si dice: sono stati feriti tre antifascisti, un comunista, e se ne dà il nome, un altro comunista e poi, anzi, e altri due comunisti, uno, e se ne dà il nome, e poi Titeschini. Titeschini non era comunista, non poteva essere comunista e non era mai stato comunista. Silvano Fedi aveva 2 anni più di me. Era un tipo baldanzoso, era un guascone. Era però talmente simpatico che tu ti sentivi proprio portato a usargli amicizia e stima. Silvano comincia subito la lotta partigiana. Il 9 di settembre, come ho già detto, eravamo assieme al Barba. Lì Barba, Bottegone, erano centri anarchici, c'erano grossi raggruppamenti di giovani soprattutto. E io voglio dare di Silvano Fedi, come resistente e partigiano antifascista, una breve relazione e esposizione delle sue attività partigiane. Il 12 ottobre del 1939 Silvano Fedi era stato arrestato insieme ad alcuni compagni di liceo e il 25 gennaio del 1940, l'anno successivo, era stato condannato a 1 anno di carcere dal Tribunale Speciale, proprio per attività antifascista e antinazionale. Era stato liberato dopo pochi mesi e subito aveva ripreso la sua attività, tant'è che lui era valutato nelle stime dei fascisti come il primo ad essere messo al muro, ad essere fucilato. Il 25 luglio del 1943 si ebbe la prima manifestazione antifascista per la caduta del regime e in quell'occasione proprio Silvano parlò agli operai della San Giorgio, che era la maggiore officina meccanica di Pistoia. A capo del corteo che sfilò per le vie cittadine eravamo noi giovani anarchici, noi giovani libertari. Il 9 settembre del 43 siamo a Barba. La formazione si dovette disciogliersi per una delazione alla fine del mese, ma non rimanemmo fermi, soltanto che io e Silvano ci separammo, le nostre vie in quel momento si divisero. Io, che ero sfollato verso Montale, operai, gravitai verso quella zona dove si era stabilita la formazione comunista Gino Bozzi, alla quale io partecipai. Lì operammo liberando molti prigionieri inglesi che trasferirmo presso dei contadini della zona. Operammo con la formazione Gino Bozzi prendendo armi e portandole su informazione, poi lì feci convergere diversi giovani, fra i quali mio cugino Giorgio, che rimase ferito precipitando in un precipizio, venne catturato dai nazisti, dai repubblichini e trasferito nei campi di concentramento nazisti, dove è morto a Ebens. Mio padre invece, a seguito della battaglia che la formazione, la Gino Bozzi, dalla quale io facevo parte, ebbe a Trepio,
per un libretto di appunti catturato dai fascisti, nel quale era appunto segnato il luogo di sfollamento di mio padre e il luogo di ricovero di mio cugino Giorgio. Mio padre venne ricercato in tutta la Repubblica Sociale, mio padre e la mia famiglia. Il babbo venne dai compagni trasferito a Firenze e lì soccorso dai compagni del luogo, Latini e gli altri, Bocconi, eccetera. Silvano invece si spostò dalla parte opposta, verso sud della città, dalla parte di Bonelle, e lì, insieme ad altri giovani, formò la formazione di Silvano Fedi, che in quel momento si chiamarono soltanto Lui Vivo, Lui Vivente, Squadre Franche Libertarie. La formazione di Silvano Fedi operò principalmente, specialmente all'inizio, per colpi di mano. D'altra parte, la collocazione della formazione proprio nella pianura, nelle vicinanze della città, non poteva consentire le azioni di guerra propriamente particolari alle formazioni partigiane di montagna, che potevano sgangiarsi e girare di qua e di là, come per esempio poteva fare la mia formazione, la Bozzi, e si girava una giornata intera per ritrovarsi poi a sera, partendo la mattina presto, a sera, dopo aver fatto decine e decine di chilometri, a 100 metri dal posto di partenza. Le formazioni in città erano vicine ai GAP, ecco, gruppi di azione patriottica. Potevano agire soltanto in questa maniera, in colpi di mano. Del resto Silvano, per le sue azioni, usufruiva di un lasciapassare. E con lui c'erano altri. Chi gliel'aveva rilasciato questi lasciapassare? Gliel'aveva rilasciato addirittura Gioacchino Forzano, e era firmato da Mussolini. Perché da Gioacchino Forzano? Perché Silvano aveva dei rapporti con Gioacchino Forzano, in quanto la figlia era amica di Silvano. Allora, le operazioni principali da poter sottolineare riguardo alle squadre franche libertarie, quelle di Silvano Fedi, si possono racchiudere in questa sequenza. Il 17 ottobre del 1943 si ha la prima incursione alla fortezza Santa Barbara. Alle 22 penetriamo nella fortezza in numero di 7. Asportiamo dal deposito delle munizioni circa 10.000 colpi di mitraglia, che nella notte stessa vengono trasferiti al sicuro sulla montagna con un barroccio. Fanno parte del gruppo Silvano Fedi, Brunello Biagini, Betti Danilo, Vannucci Giulio, Capecchi Marcello, Capecchi Enzo e Pratesi Santino. Lo stesso gruppo si ripresenta il giorno successivo e portano via 8 rotoli di coperte da campo e ancora armi e munizioni. Il giorno 20 invece ritornano, questa volta di giorno, alle 10.30 e asportano casse di bombe fumogene, centinaia di caricatori da moschetto, 2 casse di munizioni per mitraglia, 5 rotoli di coperte, il tutto servendosi di 2 barrocci, e sono presenti Silvano Fedi, Vannucci, Betti, Capecchi Marcello, Capecchi Enzo e Pratesi. La fortezza, non dimentichiamolo, che era presidiata da gruppi della formazione Nembo, i paracadutisti. Le azioni di Silvano si svolgono in successione. Il giorno 1 giugno si ha l'attacco addirittura alla fortezza, perché erano venuti a conoscenza che c'erano viveri e munizioni. Vi penetrano dentro, addirittura servendosi di un motofurgone e di un barroccio, e prelevano mitragliatori, moschetti, viveri, alcuni di questi vengono consegnati ad una formazione libertaria che si era formata verso Montale. Poi finiranno ancora queste armi su alla formazione di Pippo e alle formazioni comuniste. Fanno parte di questa azione Fedi, Silvano,
Capecchi Enzo e Capecchi Marcello, Artese Benesperi, Innocenti, Gargi, Spagnolesi, Pinna, Pratesi, Briga, Audino, Gallicani e Vannucchi. Ma una Silvano va verso le banche, addirittura anche verso la Banca d'Italia, e si fece consegnare dei danari dal direttore di allora. Poi, dopo questo, per sovvenzionare la formazione, perché non riceveva nessun aiuto e altro, e dovevano procurarseli. Ecco, il denaro era nelle banche cittadine, dice qui nella sua relazione: il Monte dei Paschi, la Cassa di Risparmio, la Banca Commerciale e la Banca d'Italia. Silvano Fedi ed Enzo Capecchi si recarono in bicicletta a visitare l'istituto bancario della Banca d'Italia proprio, e, come ripeto, si fecero dare dei soldi. Siamo alla primavera del 44. Le squadre franche libertarie non avevano avuto altro che scarsi rapporti con il Comitato di Liberazione. Infatti, la formazione anarchica di Silvano Fedi rifuggiva dalle disposizioni del partito, del Comitato di Liberazione. Agiva in piena autonomia, al di fuori di qualsiasi disposizione. Ecco, più tardi però si avvicina al Comitato di Liberazione e prende parte a quelle che saranno le disposizioni generali che il Comitato di Liberazione darà alle varie formazioni createsi nel Pistoiese. 30 di novembre si ha un episodio alla stazione di Pistoia, dove viene, mi pare, ucciso un fascista. Il 29 marzo un altro episodio alla stazione di Valdibrana, e lì c'è addirittura la morte di un ufficiale tedesco. Nel maggio ancora azioni, e c'è la morte di un milite fascista. Il primo di giugno una quarta incursione alla fortezza di Santa Barbara. Il 15 di giugno l'occupazione della questura, dove vengono addirittura sequestrati i questurini e raggruppamenti di fascisti, anzi taluni di questi aderiscono addirittura alla formazione, entrano in formazione. Ecco, gli altri invece vengono avviati alle loro case. Ma quello che è importante in questa azione sta nel fatto che codesti militi vennero inquadrati e fatti transitare per tutta la città insieme ai partigiani, passando sotto gli occhi degli stessi tedeschi. Infatti una formazione, un gruppo di tedeschi in un camion era andato lì alla questura, aveva cercato di suonare, nessuno gli aveva aperto, poi avevano incontrato questo gruppo di soldati e di partigiani, li avevano salutati convinti di trovarsi davanti delle squadre di repubblichini. Ecco, il 26 di giugno, cioè 11 giorni dopo l'occupazione della questura, si ha la liberazione di oltre 50 detenuti dalle carceri di Santa Caterina. Questi carcerati erano stati trasferiti a Colle Gigliato, le Ville Sbertoli di Pistoia. Ecco, e i partigiani in due tempi andarono, e facendosi apparire come milizia repubblichina, e con Silvano Fedi e Artese Benesperi prigionieri, ecco, liberarono i prigionieri invece politici che si trovavano lì nelle carceri repubblichine. Per l'azione alle carceri si avvalsero della partecipazione di Licio Gelli, un ufficiale tedesco repubblichino ormai noto per le note vicende della loggia P2, il quale si prestò a questa azione, però ricevendo da Silvano un compenso in denaro che si
viene dichiarato in 40.000 lire o 50, a quei giorni una cifra notevolissima, in viveri, zucchero, olio, sigarette e altre cose. Da quel momento però Licio Gelli si allontana, viene allontanato dalla formazione, non ha più contatti, ne aveva avuti anche altri in precedenza, ma da quel momento Licio Gelli non si fa più vedere né a Pistoia né nelle vicinanze della formazione. Il 29 luglio del 44 Silvano Fedi muore in un conflitto a Vinacciano con un gruppo di tedeschi che le aveva sorpreso Silvano ed altri compagni in quel di Vinacciano. Come è morto Silvano Fedi? Perché è morto Silvano Fedi? Quali supposizioni si possono fare? Perché i tedeschi vennero fuori proprio in quel momento, alle 2 del pomeriggio, sorprendendo Silvano e gli altri? Si sa che a quell'ora dovevano arrivare degli ex appartenenti alle formazioni di Silvano, imputati di furto e di sopraffazione nei confronti dei contadini del luogo. Si sa che lì avrebbero dovuto recarsi gli appartenenti al Comitato di Liberazione che assieme a Silvano avevano giudicato e costretto questi ladri a riportare la roba proprio quel giorno a Montechiaro. Perché nessuno venne? Ecco la domanda. Perché nessuno fu presente e al loro posto vennero i tedeschi? Silvano Fedi morì con le armi in pugno. Venne ucciso insieme a Giulietti, Marcello rimase ferito e riuscì a fuggire, Capecchi Marcello. Rimase prigioniero Biagini Santino e Biagini Santino sarà fucilato due giorni dopo essere stato interrato fino al collo davanti alla sua abitazione, costringendo i suoi parenti a non prestare soccorso al ragazzo. La formazione Silvano Fedi è un caso a parte, formazione autonoma, non è caratterizzata politicamente in modo esplicito ed è costituita in gran parte da libertari. La Silvano Fedi, che prende nome dall'anarchico Silvano Fedi, morto nel 1944 il 29 luglio, in un agguato da risvolti non ancora chiariti, è la prima formazione partigiana ad entrare in Pistoia liberata. La mattina del 8 settembre, giorno della liberazione della città, alle ore 5, Artese Benesperi, componente della formazione, comandante di un gruppo di una ventina di persone, entra in città e espone attraverso Zini e due partigiani, Zini e l'altro non ricordo il nome, la bandiera anarchica sull'alto del campanile di Pistoia. La bandiera sventola fino alle ore 10. Artese Benesperi, che la tolse, si rimprovera oggi di aver fatto quel gesto. La bandiera doveva rimanere sul campanile e sventolare e gridare alla popolazione e a tutti che Pistoia era stata liberata dalla formazione anarchica Silvano Fedi. Io ho partecipato a tutte le azioni della Bozzi e sono stato in Emilia, ho fatto parte di quella che viene considerata la Repubblica Partigiana di Montefiorino, sono rimasi ferito in combattimento, la mia vita più di una volta fu legata a colpi di fortuna. Bene, sono qui, posso parlare ancora degli anarchici e dire che la resistenza
è un momento particolare fa parte del continuum della storia. Non bisogna dimenticare che i partigiani operarono per rendere a noi la libertà. Ecco, questa libertà non dipende più dalla resistenza, dalle celebrazioni che se ne possono fare. Dipende soprattutto dall'attenzione che gli uomini di ogni momento, presenti in ogni momento, servano per le libertà, le cose raggiunte dalla resistenza. Ecco, non si può parlare oggi di libertà se non si continua a vegliare per essa.